Le seguenti testimonianze sono tratte dal libro di padre Marcellino Iasenzaniro intitolato Il padre, San Pio da Pietrelcina, sacerdote carismatico. Testimonianze alla pagina 400 e poi 403 e 404. Si sa bene quanto padre Pio si interessasse alle sofferenze che marcavano la vita dei suoi figli spirituali e dei penitenti in generale, e le seguenti testimonianze parlano proprio di questo. La prima riguarda il signor Luciano Livellara, il quale aveva la madre che doveva sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, ma i dottori continuavano a rinviare l'intervento perché nella paziente si verificavano frequenti sbalzi di pressione. Questo figlio, che era tanto affettuoso nei confronti di sua madre, dal nord Italia scese fino a San Giovanni Rotondo e, dopo essersi confessato con Padre Pio, gli espose la situazione per ricevere un consiglio. Padre Pio lo ascoltò, lo guardò con uno sguardo molto tenero e dolce e poi, sempre dolcemente, gli chiese: «Tu vuoi bene alla tua mamma?» «Certo, padre», rispose Luciano, un po' stupito da quella domanda. E Padre Pio, sorridendo e con tono dolce, disse: ma no, che pressione, pressione. Dì ai medici che operassero tranquillamente». Il signor Livellara tornò a casa. Alla mamma la pressione si normalizzò e fu operata. Tutto andò bene. La testimonianza successiva invece riguarda il signor Italo Mirko, che racconta quanto segue. A fine aprile del 1953, dopo aver ricevuto la cartolina per il servizio militare, raggiunsi Cuneo per il CAR. Era il 3 maggio del 1953 ed ero molto preoccupato perché al paese lasciavo la mia mamma che era tanto malata. Infatti, in seguito ad un parto gemellare, aveva avuto un abbassamento dello stomaco. Questo male, al minimo sforzo nei lavori di casa o nei lavori di campagna, la costringeva a rimanere a letto con vomito e perdita di conoscenza per 3 o anche 4 giorni, senza poter prendere cibo. Le disparate cure mediche a cui nel tempo la mia mamma si era sottoposta non avevano prodotto alcun effetto. Tale stato di salute di mia madre fu sempre per me fonte di grande preoccupazione, fin dalla mia infanzia. In occasione di una licenza andai a San Giovanni Rotondo e pernottai in un albergo. Io già conoscevo Padre Pio e devo ammettere che alla vigilia di ogni colloquio avuto con lui ero sempre abbastanza agitato. Quella sera invece, stranamente, contrariamente al solito, dopo le preghiere mi addormentai in maniera molto tranquilla. La mattina, di buon'ora, andai alla messa celebrata da Padre Pio e al termine di questa mi confessai con lui. Padre Pio era seduto al mio fianco e aveva un fare molto paterno. Dissi tutte le mie preoccupazioni per la mia mamma, Cristina Tomizzi si chiamava. Padre Pio mi ascoltò attentamente e poi, molto dolcemente, con poche parole, mi disse: «Vai, figliuolo, parti tranquillo», e mi diede la soluzione. Da quel giorno mia madre guarì e non ebbe più dolori per il resto della sua vita. Infatti morì serenamente il 18 settembre del 1979 all'età di 84 anni. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.